bene! Visto? Va bene! Ehi, deve essere la torre radio di Kadar. Il laboratorio non sarà lontano. Jack, stai bene? Non devi per forza dire la verità. Prima o poi scopriranno chi sei veramente. Tu nascondi la verità. E perché? A cosa stai resistendo? Non possono sconfiggere lo Shao. Aiutami. Ci sei quasi, bambina mia. Smetti di combattere. Qualcuno vuole finire. Non sei una di loro. Sei una di noi. Devi ascoltarmi. Mirror, esci dalla mia testa! Non è niente. Bene, perché l'abbiamo trovata. Dobbiamo solo... Oh, merda. Non possiamo entrare. Non con quelle torrette. Occhio! C'è un generatore. Sovraccarichiamo il generatore. Direi che ha funzionato. Merda, non le abbiamo prese tutte. Ci deve essere un altro generatore. Ho trovato l'altro. Bene, ha funzionato. Ora sei pronta ad avere le tue risposte? Prontissima. Scosso per una punturina. Ho le mani sensibili. Per accedere è necessaria la corretta identificazione. Accesso negato. Buona giornata. Cosa? Niles, sei tu. Per accedere è necessaria la corretta identificazione. Corretta identificazione. Senti, provaci tu. Ma fa più male di quello che pensi. Accesso consentito. Benvenuta a casa. Benvenuta a casa. Seguitemi, prego. Ci spieghi quella calorosa accoglienza? Vi serve veramente una spiegazione? Penso di preferire Niles a questo bidone dell'immondizia. Ah, vedo che avete conosciuto il mio costrutto nettamente inferiore a Nuova Speranza. Ma che diavolo... Fa freddissimo qui dentro. Diamine, pare che alcuni nostri crioggetti non funzionino. Deve esserci un guasto nel sistema. Ma non mi dire. Non possiamo procedere finché quei crioggetti non sono disattivati. Vi dispiacerebbe? Un masso di ferraglia fine. I crioggetti saranno alimentati come le torrette. Proviamo il generatore.
Ok, ha funzionato. Ma allora torniamo da quel bidone. Ben fatto. Sì, già che ha potuto. Avevo intenzione di resettare quei crioggetti da diverso tempo. Niles, non vedo l'ora che ci spieghi questo. Ah, sono solo i resti di un vecchio incidente industriale. Del, queste vasche sono come quelle di Nuova Speranza. Sì, l'ho notato. Ah, sì, il mio lavoro iniziò tentando di trovare una cura per i bambini ammalati di ruggine polmonare, ma poi è diventato altro. I COG volevano delle medicine, io ho dato loro degli dèi. Ah, beh, è acqua passata. Prego, di qua. Perché sei venuto qui dopo che i COG ti hanno fatto chiudere? La nostra famiglia aveva bisogno di un posto dove lavorare in pace. Impossibile che la tua famiglia abbia costruito tutto da sola. Dubito che abbiate il livello di autorizzazione necessario per questa informazione. La prossima area è interessantissima. Che diavolo? La via per ogni scoperta è lastricata da una serie di fallimenti. Ecco alcuni esemplari molto meno stabili. E questa scoperta come l'hai fatta? Una delle figlie dei minatori, temo. Era immune alle malattie e all'invecchiamento. L'abbiamo cresciuta come una di noi. Questo potrebbe essere particolarmente interessante. Che cos'è? Quello è uno dei nostri primi ibridi riusciti. Ibrido? Intendi una locusta? È la stessa cosa. Nel nostro impianto precedente avevamo problemi di stabilità genetica. I siri erano malati e sterili. Un problema per ovvi motivi. Ma le locuste erano diverse, molto controllabili, soldati perfetti e persino capaci di riprodursi. Cosa le rendeva diverse? Le loro cellule. Vedete, i figli dei minatori di Mulsion avevano fornito un meraviglioso database genetico, come anche le creature indigene del vuoto. E tutta la vostra ricerca genetica è qui dentro? Certo. Oh, merda. Ehi, ehi, Jack, Jack, vieni qui. Devi scaricare tutto da questo terminale. Oh, cavolo. Credo sia meglio non sapere cosa significhino questi nomi. Ma quando ci rendemmo conto di quanto fosse speciale l'immunità genetica all'immunzione di uno dei nostri bambini, il nostro lavoro iniziò a volare. Ti prego, continua. Quella ovviamente è Mirra. O come la conoscete voi, la regina Mirra. L'avete incrociata con i Siri? Niente di così mostruoso. Le sue cellule staminali però si accompagnavano deliziosamente con il DNA di Siri. Ma abbiamo sottovalutato tante cose. Il forte sentimento materno della giovane Mirra, ad esempio. Fammi indovinare. Ha portato i suoi figli a massacrarvi? No, no, no. Beh, sì.
ma mi riferivo al suo istinto materno più tradizionale, per sua figlia, la piccola Reina. Tua madre... Cosa? Tu menti. Niente affatto. Tua madre è nata qui e quel rammollito di suo padre ce l'ha portata via, causando la sventurata ribellione della giovane Mirra. Perché mi stai dicendo queste cose? Hai così tanti dolori che ancora non capisci. Ehi, che succede? Se lo scopre ti ucciderà, lo faranno tutti. Cosa hai detto? Ehi, ma che... Perché sei venuto con me? Che cosa ti ha detto, J.D.? Kate, non ti farò del male. No. Beh, forse dovresti. O dovrei farlo io. Così, in effetti, taglieresti il tuo legame con le locuse. Dai, sta un po' zitto! Non lascerò che mi facciano quello che hanno fatto a mia madre. Tua madre? E che cosa hanno fatto a tua madre? Nell'alveare. L'hanno cambiata. L'hanno uccisa. Io l'ho uccisa. Ma quello è il processo che permette loro di imparare, di crescere. Senza una regina sono senza guida. Visto? Hai visto? Io sono un'arma. No. Non lo sei. Giù al villaggio, quando ero dentro quello Snatcher, io li stavo controllando. Cosa? Penso di aver ucciso Oscar. Aspetta un attimo. Lo pensi o lo sai? Non lo so. Non lo so, io... Voglio che esca dalla mia testa. Voglio solo che smetta. Ok. E tu lo fermerai. E se non lo facessi? Allora ti cancelliamo ed eliminiamo ogni traccia della tua preziosa ricerca. Allora, permettimi di aiutarti. Dovremmo semplicemente fidarci di te. Sei libera di fidarti o non fidarti di chi vuoi. Ma dimmi, tua madre e l'alveare, lei ha opposto resistenza? Certo che l'ha fatto. Lo temevo, ma la giovane Mirra non serviva un'incorporazione così rudimentale. Niles, dimmi una cosa. Chi era mio nonno? Uno dei nostri scienziati migliori. Fuggì con la piccola Reina perché non credeva più nel nostro lavoro. Mirra sapeva dove era fuggito. Disse a Mirra che Reina era morta nel tentativo di fuga. Pensavo che questo avrebbe chiuso la faccenda. Fu un errore gravissimo. Ma pare che abbiamo un altro malfunzionamento. Forse potreste occuparvene voi. Bene. Jack, trappola shock. Ce l'ha fatta. Il vostro piccolo amico è molto utile. Ehi, attento, bidone. Jack è impegnato. Ah, voi due state proprio bene insieme. Seguitemi, prego. Siamo quasi. Sono curiosa. Com'è quando il lavoro di una vita ti si ritorce contro? Scelgo di pensarla diversamente. Le locuste volevano l'indipendenza. Mirra ha mostrato loro come ottenerla. Sono sempre stato orgoglioso di tua nonna. Lo sono ancora. Che diavolo è quel coso? La matriarca è stata creata dalle cellule staminali di tua nonna e dal DNA di Siri.
amplificato le capacità di Mirra di comunicare con le locuste. Questo dispositivo è dove Mirra ha imparato a controllare il suo potere per la prima volta. Ma possiamo usarlo anche per recidere il tuo collegamento, se vuoi. Quindi come funziona? Danneggiando leggermente il tuo cervello. Che cosa? Danneggiando leggermente il cervello? La sua connessione con le locuste si basa su un algoritmo genetico all'interno del lobo temporale. Alterarlo richiede un'anestesia, potremmo dire. Mi sembra una lobotomia. Una lobotomia è altamente invasiva? Questo non lo è. Mentre lavoro, la matriarca guiderà la tua mente in modo nascosto, portandola dove deve andare. Ok, va bene. No, non lo farai. Non mi fido di questa lattina. E allora tienilo d'occhio. Ma io devo farlo. Sto perdendo il controllo. Non farò male a nessun altro, capito? Capito. Sia il meno doloroso possibile. Sì, sarà meglio. Ci sono. Ci sono. Ok. Sì, sì, ma... Ok, andiamo, ne parliamo dopo. No, ascolta, mi ha usato. Mia madre è viva. Cosa? No, non era davvero lei. Solo che era lei.
Dov'è andato? Chiusura d'emergenza in corso. Oh, merda. Andiamo via, presto. Andiamo, 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 andiamo! Prendiamolo! Torna qui, Niles! Troia merda! Di certo capirai che ti ho fatto una cortesia. Non sei più vulnerabile alla mente collettiva e tua madre è stata risvegliata. Beh, per così dire. Ti ammazzo, cazzo! Non penso ci senta! Non mi frega un cazzo! Blocco criogenico inizializzato. Uscire immediatamente dal laboratorio. Merda, dobbiamo fermarlo. Cerchiamo un passaggio. Glielo farò pagare. Finiremo congelati se non interrompiamo il blocco. Merda! Mi sa che questo era Niles. Usa la sua mano sullo scanner. Identificazione. Direttore Niles Samson. Approvata. Blocco criogenico terminato. L'incidente industriale è un cazzo. Ha congelato tutto subito prima di morire di sanguato. Tanti saluti con lui. Belle. La matriarca non c'è più. Non sarà certo un problema. Proviamo Niles, forza. Liberare la matriarca non è stata una mossa saggia. Morirete. Purtroppo non ammirerai mai lo splendore che hai tua madre. Trasfigurata. Ti ammazzo, Niles! Bisogna sollevarla. Kate, vuoi dirmi di che sta parlando Niles? Dopo. A ogni bambino serve un amico. Buon divertimento. Bella. Lo vedo, lo vedo! Stendiamoli! Non deve scappare. Bloccata. Come cavolo si apre? Jack, trappola shock. Jack può fare qualcosa.
Aspetta, potremmo mandarci dentro Jack. Jack, vedi dove porta. Kate, altre locuste! E tu trattienile! Ehi, Jack, vai alla svelta! Allora inseguiamo lui. Andiamo. Dove diavolo è, Niles? Per dirci, sembra che qualcuno abbia svegliato i miei Siri dal loro lungo sonno. Chissà chi sarà stato. Ben, preparati! Corriamo dietro Niles. Forza! Ehi, Niles! Guarda che stiamo arrivando! Non credo che ti senta. Non mi interessa. Dobbiamo aprirla. Non so di chi era quella mente, ma era copiata. Ben, altri Siri! Ehi,
laboratorio è libero, andiamo! Lo spirito di sopravvivenza dei Nisiri è sempre stato scarso, ma ve l'assicuro, non si scappa alla matriarca. Belle, Niles sta perdendo qualcosa. Sembra che sia andato di qua. Li abbiamo preso, bastardo! Merda! Jack, la scossa! Forza, forza! Siamo dietro di te, Niles. Il dado è tratto. Ormai il pianeta appartiene a loro. Ti ho detto che ti avrei preso. Occhio! Uccello. Ben, ora o mai più! Uccidiamo questa cosa! Uscita! Guarda! Sulla schiena! Reed! Là dove sei! Ora spariamole sulla schiena! Alzati, Dale!
Siamo venuti qui per migliorare le cose, ma io ho solo peggiorato tutto. Sei sicura che ciò che hai visto sia reale? Sì, lo era. Ok, allora forse... non lo so, forse ci aiuterà. Lo farebbe, se potesse. Non è più mia madre. E chi è, allora? La loro regina. Forza, andiamocene. Se davvero hanno una regina e Niles ha ragione su ciò che accadrà, ci serve un piano. No, abbiamo il vecchio. Ci serve il martello dell'alba. Oh, grazie a Dio. Credo vi serva un passaggio. Come avete fatto a trovarci? Pensi che ti avrei lasciato una tecnologia unica se non avessi potuto tracciarla fino al centro del pianeta. Sì, va bene. A proposito di cose uniche, aiutami ad agganciare questo skiff. Hai trovato quello che cercavi? Sì. E ora dobbiamo ucciderla. E lei? Insomma, sta bene? Non proprio. Ma ho una domanda. Quanto ci vuole a preparare il martello dell'alba? È buffo che tu me lo chieda. Ricordi quel drive che hai trovato mesi fa sull'UIR? Sì. Roba interessante. Interessante in che senso? Oh, lo vedrai. E fortunatamente per noi ho un vecchio contatto UIR. Portaci a casa, Sam. Ok, dolcezza.